Solo un giorno per riposarsi dal bagno di folla di sabato scorso all'Hotel Rousseau a San Giuliano, quando ha presentato il suo progetto politico chiamato Venezia Domani, che già da oggi la sua scaletta è fitta di appuntamenti. Come promesso, Francesca Zaccariotto, candidata sindaco al Comune di Venezia, incontrerà le associazioni di categoria, i piccoli imprenditori, gli artigiani, i comitati dei cittadini, girando isola per isola, sestiere per sestiere, municipalità per municipalità. Ma incontrerà anche le forze politiche, quelle che già si sono messe al suo fianco, come gli ex leghisti Callegari, Furlanetto, Del Zotto e Grandolfo di Prima il Veneto, Paolino Danna del gruppo Amici Popolari e quelle che sono venute a sentire il suo discorso con i volti noti della politica come Remo Serragiotto e Cesare Campa. Tra i suoi appuntamenti anche i promotori del referendum per l'autonomia amministrativa tra Venezia e Mestre. La Zaccariotto infatti, pur non pronunciandosi a favore o contro, ha dichiarato che Mestre è una città e vanno riconosciute le sue differenze e specificità. I punti chiave del suo progetto sono il riavvicinamento dei cittadini alla politica, la criminalità, il degrado e l'abbandono, l'onorabilità e la reputazione perdute dalla città. Dare sicurezza ai cittadini sicuramente è una e sarà una delle priorità di governo di questa città, che non si basa su improvvisazioni come è stato fatto fino ad oggi, ma si basa su chiarezza di idee, su concretezza, su riorganizzazione e capacità soprattutto di assumersi delle responsabilità e di decidere come deve essere gestito questo territorio su temi che vanno dal commercio abusivo ai barbanera e agli extracomunitari, che purtroppo stanno creando una situazione di tale degrado e ingestibilità della città che rende per i cittadini residenti compromessa proprio la qualità della loro vita.